Venite con me, presto. C'è un uomo che dovete arrestare. Ma tu chi sei? E che cosa ha fatto quell'uomo? Mi ha appena derubata di tutti i risparmi di famiglia. Cosa? Un ladro? Forse ha una taglia. Resistenza! Deve essere il samurai senza padrone che è stato arrestato ieri sera. Non si può più vivere tranquilli in questa regione. Dovrebbero ucciderli tutti quei criminali. Ah, già. Sta tranquillo, Daigo. Ci penserò io a te. E tra poco rivedrai anche tuo padre. Questo caso mi sembra molto chiaro. Ieri notte ti sei introdotto in una casa privata ed hai rubato 37 ryo e lo scrigno in cui erano contenuti. Ora tutti conoscono qual è la pena per i ladri. Comunque sono disposto ad ascoltarti. Cosa hai da dire? Non so niente di te. Non hai ancora parlato. Non temi forse quello che ti aspetta? Chi sei e da quale regione vieni? Shimotsuki Taipei. E non chiedetemi altro, perché sono un samurai. E quindi non posso portare disonore alla mia provincia. Ah, questa sì che è una novità. Allora ieri sera abbiamo arrestato un samurai ladro. Bene, un'ultima cosa. Quando hai compiuto quel furto, sapevi a cosa andavi incontro? E sapevi anche di cadere sotto le nostre leggi? A questo punto non credo ci sia altro da aggiungere. Rinchiudetelo nella cella comune insieme agli altri ladri. Portatelo via! Il carcere di Fukuyama era rinomato in tutto il Giappone per le sue difese inespugnabili e per il trattamento severo riservato ai prigionieri. Per una maggiore sicurezza anche le abitazioni del magistrato e dei funzionari erano entro il perimetro del carcere e questo permetteva lo svolgimento del processo e tutte le altre formalità in un luogo assolutamente sicuro. A memoria d'uomo infatti non si ricordava nessuna evasione da quel luogo di pena. Come mai ti sei ridotto a rubare pochi spiccioli? Se almeno avessi ucciso un uomo a tradimento, ti avrebbero messo in un carcere speciale. E avresti avuto una cella con le stuoie per terra. Avresti anche mangiato meglio. Invece qui da noi certi lussi purtroppo mancano, amico. La prossima volta ti conviene uccidere qualcuno. Non ti manderanno qui. Ma che cosa significa questo? Significa che una volta entrato da noi sei già morto. Te ne accorgerai molto presto, credimi.
Ecco un nuovo arrivato. Arrestato per furto. Si chiama Shimozuchi. È un samurai senza padrone. Capo internato Tensatsu. Sì. Sono qui ai suoi ordini, signore. Che cosa vuole da me? C'è un nuovo prigioniero. Te lo affido. Sì, ho sentito. D'accordo. 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 D'accordo, d'accordo. Fatelo entrare. Entra. Entra. Prepariamoci ad accoglierlo con tutti gli onori riservati al suo rango, amici. Diamogli il benvenuto secondo il rituale. Forza! Benvenuto, samurai! Benvenuto, samurai! Siamo molto felici di averti tra noi. Ti assicuro che nessuno ha avuto mai di che lamentarsi della nostra compagnia. Entra! 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 Sei molto coraggioso. È raro che i nostri nuovi ospiti regano così bene. Forza! Entra dentro! Su! Sbrigati! Entra! Presto! Inginocchiati! Devi rendere onore al capo internato Tensatsu Sono. E ora salutalo. Io sono il vice comandante qui dentro. E quindi tu dovrai rispettarmi. Lui invece fa parte del Gran Consiglio. Questo qui dentro è l'inferno in terra, samurai. Mi hai sentito? Ed io sono il responsabile del Gran Consiglio di questo inferno. E siamo agli ordini del capo internato. Quindi ti consiglio di salutarlo e di salutare anche tutti noi. Allora, è mai possibile che tu non abbia ancora niente da dirci, samurai? Lo sai che stai rischiando molto, amico. Ehi, sei sordo per caso? O sei muto? Avanti! Ti consiglio di rispondere immediatamente o ti faremo parlare noi. D'accordo. Ascolta. Il capo ci ha dato il permesso. E adesso ti daremo una piccola lezione. Vedi, qui siamo all'inferno, samurai. E all'inferno ci sono delle leggi da rispettare. E per legge un nuovo venuto deve essere umile e rispettoso con i suoi superiori, chiaro? Va bene. Te la scioglieremo noi la lingua. Non sperare di spaventarci con quella faccia impassibile. Allora? Sarà meglio che ora tu ci dimostri subito il tuo rispetto, o sarà peggio per te, credimi. Sono sicuro che tu sei già stato in carcere, non è vero, samurai? Quindi saprai come funzionano certe cose, eh? E allora perché non saluti il nostro capo? Samurai, perché non parli? Non hai sentito? Il capo ti ha rivolto una domanda, farai meglio a rispondere subito. Ehi! Allora, vuoi deciderti a parlare? Amici, penso che sia il caso di dargli una lezione. Tirate fuori la tavola! Subito! Sei pronto? Ti assicuro che quando avremo finito non sarai più così silenzioso. Incominciamo pure, ragazzi. Voi tenetevi pronti. Forza, non perdiamo altro tempo. Certo. Avanti. Iniziate. Più forte. È incredibile. Forza, tutti insieme adesso. Ah!
Ma sembra davvero fatto di ferro. Hai proprio ragione. Già, continua a rialzarsi. Ma perché non parla? Eppure il secondino non ha detto che è muto. Allora, dategliela ancora. Fermi! Samurai, dici perché non vuoi parlare. Se lo farai, noi smetteremo di massacrarti e chissà, poi potremo diventare anche amici. Capisco. Tu non vuoi parlare con me perché ti consideri troppo superiore. E questa è la ragione del tuo silenzio, vero? Va bene. Vuol dire che faremo di te il principale capro espiatorio. Nel processo per lo spazio. Il processo per lo spazio. È il nome che noi diamo all'eliminazione di un detenuto approvata dal capo internato. A volte questa prigione è troppo piccola per tutti quelli che vi vengono rinchiusi. E allora lo spazio manca. E in questo caso ci pensiamo noi a farne... Purtroppo per te sei arrivato in un momento in cui la prigione è piena da scoppiare. E naturalmente sono sempre gli ultimi arrivati a stare più scomodi. Dai, però, piccino. Su, vieni a mangiare. Dai, però. Che cos'hai? Tieni. Lo so. Sei triste perché non c'è tuo padre. Non dire di no. È inutile. Anch'io quando ero piccola ero triste quando restavo sola. E anch'io avevo molta fiducia in lui. Ma ti prego, sta tranquillo. Cinque. Benissimo. Il processo avrà inizio dopo il prossimo rintocco della campana. Adesso. Ragazzi, siete tutti pronti? Sì, siamo pronti. Adesso legatelo. Voglio vedere se starà zitto anche mentre muore. Questi sono i tuoi ultimi istanti di vita, samurai. Ma se hai qualcosa da dire, noi siamo disposti ad ascoltarti con molta attenzione. E non solo. Esaudiremo anche il tuo ultimo desiderio. Allora vorrei chiedervi una cosa. Ah, parla. Non è muto come pensavamo. E che cosa vorresti? Le nostre leggi parlano chiaro. Noi abbiamo il dovere di esaudire il tuo ultimo desiderio, qualsiasi cosa sia. Non è vero, capo? Io so che qui dentro c'è un certo Shinsuke Akaneko del distretto di Ushikunuma, arrestato un mese fa per incendio doloso. Voi ne sapete niente? Ho diritto a una risposta. Io so che Shinsuke è rinchiuso qui dentro, in attesa dell'esecuzione. E domani gli taglieranno la testa.
Ho capito. Mi basta questo. Perché ti interessi di Akaneko? Lo conosci forse? Allora, vuoi deciderti a rispondere, samurai? Eh? Non importa. Io ignoro la ragione del tuo interesse nei confronti di Akaneko. Ma sapere dove si trova non ti servirà a niente. Per riuscire ad arrivare fino a lui, tu dovresti essere processato di nuovo e poi mandato nell'ala della morte. E non credo che tu possa arrivarci. Non hai commesso una colpa tale da meritarti un posto nelle celle dei condannati a morte. Ma stai tranquillo, samurai. Perché... perché finirai comunque all'inferno per mano dei miei uomini. Allora, siete pronti? Forza, amici! Uccidetelo! Ho detto uccidetelo! Maledizione! Ti ucciderò io, samurai! Avanti! Cosa state aspettando? Non muoverti! Butta quel legno! Ti ordino di buttarlo! Buttalo! Sua Eccellenza il magistrato Obito Ishikawa. Shinsuke Daibei. Ieri sera tu hai causato la morte di 7 detenuti. Sarai quindi inviato immediatamente nelle celle dei condannati a morte, in attesa di essere giustiziato. Esecuzione che avverrà pubblicamente domani mattina al sorgere del sole nel cortile del nostro carcere. Guardie, portatelo via. Andate! Thank you.
State a sentire. Voi due sarete giustiziati insieme domani. Il magistrato vi taglierà la testa per provare la sua nuova spada. Certo, e consideratelo un onore. Non capita a tutti un'occasione simile. Sono sicuro che la vostra testa verrà via al primo colpo. Ma anche in caso contrario, state tranquilli. Ci penseremo noi a finirvi. Quindi non avete niente di cui preoccuparvi. Auguri! Oh no! Vi prego! Io non voglio morire! No! Aiuto! Vi prego! Io non voglio morire! No! Non voglio morire! Fatemi uscire di qui! Signore, aspetti, la prego. Le devo parlare. È una persona che mi è molto vicina ed appartiene ad una famiglia molto importante. La sto ascoltando. Grazie, signore. Non se ne pentirà. La mia amica l'ha fatta convocare per affidarle un lavoro. La prego, ascolti attentamente le sue parole. Io sono sicura che lei è la persona giusta per un incarico così difficile. Grazie per essere venuto. Io sono la moglie del magistrato della prigione di Fukuyama. E come ha detto Osen, vorrei affidarle un compito. Fino a 2 anni fa è stato mio padre il responsabile della prigione, ma purtroppo un giorno un detenuto di nome Shinsuke incendiò il carcere e in quell'istante iniziò la mia tragedia. Quelle fiamme mi portarono via quanto di più caro avevo al mondo, mio padre. Aiuto! Io vi farò uscire ad una condizione. Che voi mi giuriate che ritornerete qui quando l'incendio sarà domato. Me lo giurate questo? Giurate! Sì! Ma badate, se qualcuno non dovesse tornare, per lui pagherà la sua famiglia. Mi occuperò io stesso di fare in modo che questo avvenga. Avete capito? Sì! Va bene, allora adesso mettetevi in salvo. Vada presto! Purtroppo, 10 detenuti non tornarono in carcere una volta domato l'incendio. E fu così che mio padre si suicidò, in quanto la responsabilità del carcere era sua. Fra coloro che non tornarono c'era anche Shinsuke Akaneko. Ma io ho appena saputo che è stato arrestato nuovamente l'altro giorno. Credo per aver appiccato un altro incendio. E so che adesso è rinchiuso in carcere. Ora è in carcere? Sì. E io vorrei che lei uccidesse Akaneko. È per questo che l'ho fatta chiamare. Nessun altro è in grado di riuscirci. È rinchiuso nelle celle della morte. Io la scongiuro, signore. Vendichi la morte di mio padre. Uccida quell'uomo. Le darò tutto ciò che vuole. La prego, accetti questo incarico, signore. Non vi abbandoni. Io sto vivendo solo per questo, per vendicare mio padre. Ma quell'uomo è stato arrestato e la pena per gli incendiari è la morte. La moglie di un alto magistrato dovrebbe conoscere bene le leggi. Allora perché dovrei ucciderlo io? Le basterà aspettare il giorno dell'esecuzione per vederlo morto. No, se muore così non mi sentirò vendicata. Non capisco. La prego, signore, io non voglio che quell'uomo venga ucciso con una esecuzione regolare. Ecco come mi ha ridotta quell'incendio. Capisce perché deve ucciderlo lei. Soltanto così potrò risentirmi in pace con me stessa. La prego. Lei deve vendicarmi, signore. Ho capito, ma vorrei sapere come ha fatto Akaneko ad appiccare l'incendio alla prigione. Come è stato possibile? I detenuti vengono perquisiti al momento dell'arresto. Da quello che ho saputo dalle guardie del carcere, quell'uomo aveva inghiottito 2 pietre focaie. È così che
che qualche giorno dopo il processo riuscì ad appiccare l'incendio. Ora avrei un'ultima domanda da farle, signora. Sì. Se lei è la moglie dell'attuale magistrato, perché chiede a me una cosa simile? Non le hanno detto che sono un fuorilegge? In realtà il magistrato non è mio marito. Lo è solo di nome. Quella carica è per tradizione della mia famiglia. Lui è un uomo molto ambizioso e senza scrupoli. Fu così che riuscì ad impadronirsi del mio cognome. A questo scopo, il giorno stesso della cerimonia funebre di mio padre, venne in camera mia dove giacevo, sofferente per tutte le bruciature subite. E lì, quell'uomo mi usò violenza. Non devi. Ti prego, no! Mi scongiuro! No! 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 Mi scusi, ma mi è costato molto parlarne. Lei deve vendicarmi. Io accetto il suo incarico. Io non voglio morire, no! Non voglio! Akaneko, un uomo come te non dovrebbe piangere così. Non ti vergogni. Cosa? Io non voglio ancora morire, capisci? Ho paura. Eppure 2 anni fa hai dato fuoco tu a questa prigione. E poi sei anche riuscito a fuggire. O forse non è vero. Adesso potresti provarci di nuovo, Akaneko. Per uno come te non dovrebbe essere difficile. Ma sei tu il vero Akaneko? O sei un ladro qualsiasi che è stato scambiato per lui? Rispondi, chi sei? Un semplice impostore? Come osi dire queste cose? Io sono il genio degli incendi. Ma non sono un mago. Mi occorre qualcosa per farli iniziare. E purtroppo, qui le guardie mi conoscono bene e mi hanno sequestrato le 2 pietre focaie che avevo inghiottito. Se avessi qualcosa per far scoccare una sola scintilla, vedresti che incendio. Mi hanno detto che si può accendere un fuoco sfregando fra loro dei pezzi di legno. Con la tua esperienza dovresti saperlo. Perché non provi questo sistema? Non sono mica un idiota. Ci ho già provato. Cosa credi? Ma il legno che c'è qui dentro è umido, fa schifo. È della peggiore qualità. E quindi non ci si può fare niente. Ti assicuro che le ho pensate tutte, samurai. Non è possibile accendere un fuoco qui dentro. Dimmi la verità, Akaneko. L'ultima volta, 2 anni fa, come sei riuscito ad accenderlo? Va bene, samurai. Ti dirò la verità. Non è stato neanche tutto merito mio se ce l'ho fatta. Io sapevo di dover morire. E ormai avevo perduto ogni speranza. Stavo pensando alla mia famiglia. Quando all'improvviso, come in una visione del cielo, vidi davanti ai miei occhi un panno imbevuto d'olio. È un cilindro di bambù col quale accendere il fuoco.
Non so di chi fosse quella mano, né perché mi portasse il necessario per dar fuoco a tutto il carcere. Il regolamento della prigione impone al magistrato di lasciare uscire i detenuti in caso di incendio. Quindi ero salvo. Dovevo solo accendere il fuoco. Ma poi successe un'altra cosa. Fortunatamente io ero uno degli ultimi a uscire. E fu solo per questo che riuscii a salvarmi. Non vidi in faccia quell'uomo, ma mi resi conto che era molto abile con la spada. Uccise una decina dei miei compagni. E fu allora, solo allora, che mi resi conto che era tutto organizzato. Organizzato? Cosa vuoi dire? Se qualcuno di noi non fosse ritornato in prigione, l'intera responsabilità della sua fuga sarebbe ricaduta sul magistrato. Qualcuno mi aveva aiutato a dare fuoco al carcere e aveva ucciso alcuni detenuti. Ma con uno scopo preciso che purtroppo io ignoro. Sono stato usato, ma non so per quale ragione. Ora sei soddisfatto? Ma sì, perché non dirtelo? Tanto domani mattina moriremo. Tutti e due. Se però avessimo qualcosa per appiccare il fuoco. In quel caso saremmo salvi. Ma non abbiamo niente. Lanciata io stesso, l'altro giorno, prima di farmi arrestare. E cos'è quel sacchetto? Siamo salvi. Ecco, il fuoco. Non è ancora finita per noi, amico. Ehi, ma perché mi guardi con quell'espressione? Che hai? Avanti, fa quello che devi fare. Ma che ti prende? Vuoi sbrigarti adesso? Non abbiamo molto tempo. Sì, ma chi sei? Sta attento. Sono usciti. Per fortuna non ci hanno visti. Sbrighiamoci. L'importante adesso è fare le cose come si deve. Non dobbiamo finire arrostiti. Basterà far salire la fiamma attraverso il tubo di ventilazione. In caso contrario soffocheremo. E noi invece dobbiamo vivere. Se tutto andrà come 2 anni fa, l'autore del piano di allora penserà subito che qualcuno ha usato il suo stesso sistema e verrà qui a vedere come ha fatto a Kaneko a procurarsi i mezzi per appiccare l'incendio. Quindi la prima persona che arriverà sarà senz'altro il responsabile della morte del padre di noi. Io potrò quindi tener fede al mio impegno, come sempre.
Al fuoco! La prigione sta bruciando! Presto! Uscite, sbrigatevi! Qui va tutto a fuoco! Daigoro! Signor magistrato, è scoppiato un incendio alla prigione. Ho sentito. Arrivo. Signora, c'è la prigione in fiamme. Lei deve uscire da qui. La prego, signora. Ora lasciami in pace, Sako. Sì. Oggi è il terzo anniversario della triste morte del mio onorabile padre. Ho pregato per lui ed ho giurato di vendicarlo. E forse lui mi ha ascoltata. È arrivato il momento della vendetta. Un incendio terribile, eccellenza! Non è possibile domarlo! Che facciamo? Bisogna lasciare liberi i detenuti, o moriranno tutti! Calma! Non perdete la testa! Certo, ma che facciamo, signore? Portate tutti i detenuti in cortile e lasciateli liberi! Sì! Sì. Ma cosa fate ancora qui? Muovetevi! Sì, signore! Avvisate, presto! Via! Via, presto! Presto, uscire! Uscire! Via, via di tutti qui! In cortile! Tutti in cortile! Presto! Presto, andate! Correre, correre! Aspetta, come si arriva alla cella di Shinsuke Akaneko? L'ala di sinistra, alla fine del corridoio. Akaneko! Sono io! Maledetto! Ma come hai fatto? Dimmelo! Come hai appiccato l'incendio? Parla! Parla o ti ammazzo! Cosa aspetti? Sono stato io. E tu chi sei? Ho appiccato io l'incendio. Come hai fatto? Dimmi. Dimmi chi sei. Ma è lui. È lui. È lui. Muori! No! Avanti. Cosa c'entri in questa storia? Non l'hai capito? Allora sei meno intelligente di quanto pensassi. Akaneko, compi almeno una buona azione prima di morire. Di chi è il colpevole dell'incendio di 2 anni fa? Qui c'è qualcuno che vuole saperlo. Noi? Ma cosa fai tu qui? È stato lui. Quell'uomo. Lui. Come hai osato usurpare la carica di magistrato in questo modo?
Cosa? Allora muori! Maledetto! Maledetto tu! E fu così che, grazie al provvidenziale aiuto del samurai senza padrone, si pose fine ad un'altra ingiustizia. Da quel giorno non si seppe più niente di Nui, ma in ogni caso l'ingloriosa morte di suo padre fu vendicata con il sangue dell'assassino. Quanta altra strada dovrà percorrere il nostro eroe? Quanti altri pericoli dovrà affrontare con il suo bambino? Prima di poter finalmente trovare la pace.